515. Beh, questa è una Bianchi 500 e voi direte, beh, sarà facile da guidare nel 1915 una motocicletta. Vi sbagliate, perché per saper guidare la moto all'epoca era veramente molto difficile, e lo dico per tutti i motociclisti di oggi che pensano di saper andare in moto. Pensate all'epoca, intanto non c'era il freno avanti. Sì, avete capito bene, davanti non esisteva freno, esisteva il freno soltanto dietro. Non vi voglio dire, la luce era da acetilene, ma vediamo come si guidava. Qua abbiamo due manettini, uno è del gas, perché il gas non era qui come nelle motociclette di oggi, era qui, bisognava muoverlo, l'altro è dell'anticipo. L'anticipo andava regolato insieme al gas, quindi quando io davo gas insieme dovevo muovere anche questo. Nel momento in cui dovevo cambiare, abbassavo il gas, abbassavo l'anticipo e cambiavo da qua. Questo era il cambio. Quest'altro invece era per l'aria, per cambiare un po' anche la carburazione, per renderla più o meno grassa. Ogni tot dovevo poi, quindi, gas, tutto gas, tutto l'anticipo, un po' regolare qua per la carburazione, non avevo il freno avanti, per cambiare via le mani cambio qua, e ogni tot, dato che non c'era la pompa dell'olio ma era manuale, dovevo tramite questo manettino, eccolo qua, dare una pompatina per dare olio a tutto quanto il motore. Questo significava guidare la motocicletta nel 1915. Andiamo a quest'altra moto, questa è una Certum diciamo del 37, questa è un Certum del 37. Vedete che per semplificare un po' le cose abbiamo sempre l'anticipo che va mosso insieme al gas, il gas viene portato qui come nelle motociclette moderne, abbiamo sempre l'anticipo. Il cambio è un po' più comodo rispetto all'altro, nel senso che è stato messo una leva un po' più lunga, più facile da poter montare. Questo è l'anticipo e questa invece è l'aria. Guidare una moto una volta e andare forte, perché già con queste si facevano le corse, già qua nel 15 si facevano le corse, e sapere andare forte con queste ruote, senza freno anteriore, regolando tutte queste cose, beh, credetevi, anche Marquez avrebbe fatto fatica, ve lo garantisco.